Il sole ha riempito la Turbine Hall della Tate Modern e ha permesso ai numerosi visitatori di fare esperienza della visione cosmica in questa sublime installazione che ha portato il mondo esterno all'interno della galleria. I romantici amanti del sole come Turner e Friedrich rivivono nell'arte coinvolgente e sognante di Eliasson. L'orbita bianca e infuocata del sole di Turner brucia nella nostra mente finché contempliamo questo paesaggio dorato. Nel calore nordafricano, la regina Didone sta costruendo una città destinata ad essere distrutta durante le guerre contro Roma. In questo momento di speranza e creazione, all'alba di una nuova storia, il sole sprigiona luce e vita in ogni dove. È bellissimo il modo in cui Raffaello ha rappresentato il sole e la luna, come visi personificati nel cielo, in questo dipinto altrimenti realistico. Mentre il cielo blu sfuma nel bianco sulla linea dell'orizzonte, grazie ad un'attenzione particolare data alla luce reale, il pittore immagina il cosmo in modo completamente mitico. Questo, infatti, è il tipo di universo che veniva immaginato nel Medioevo, con il sole sospeso sopra una terra piatta. La luce fumosa del mattino nascente viene squarciata dal rosso e dal viola in questo quadro di Monet, dall'atmosfera intensa che vuole rappresentare un momento, uno stato d'animo. Come un preludio wagneriano, questo sensuale sogno ad occhi aperti vuole semplicemente rappresentare il dramma ordinario dell'inizio di un'altra nuova giornata. Questo inno al sole del romanticismo tedesco è pervaso da un forte senso di adorazione della natura. La donna, infatti, saluta il sole come se fosse un dio, ci dà le spalle e per questo possiamo solo immaginare l'estasi nei suoi occhi. Nello stagliarla contro il cielo infuocato, Friedrich suggerisce che lei stia diventando tutt'uno con la luce, svuotandosi della sua essenza. Nessuno aveva ancora dipinto l'alba con uno spirito d'osservazione tanto acuto, finché Bellini non realizzò Cristo durante la mattina del suo arresto. Il paesaggio sullo sfondo è chiaramente un paese collinare del nord Italia e non c'è dubbio che Bellini abbia trascorso delle fredde mattinate ad aspettare la luce dell'alba per capire come doveva rappresentarla. Anticipando di molto Monet, si può affermare che questa sia la prima impressione al levar del sole. Aton, il disco divino del sole, emana i suoi raggi sul faraone Akenatone e sulla regina Nefertiti, in questo monumento al culto del sole. Akhenaton fu un sovrano egizio di libero pensiero che introdusse una nuova religione dedicata ad Aton e un nuovo stile artistico interessato alla realtà. Qui la coppia regale, infatti, viene rappresentata realisticamente mentre siede nella gloria del sole. In questa installazione permanente di James Turrell allo Yorkshire Sculpture Park si fa esperienza della luce del sole in modi sottili e cangianti. Essa infatti crea delle atmosfere intense nello spazio sotterraneo illuminato da luce naturale, dove l'occhio umano si sforza di delineare i confini del cielo. Questo è uno dei numerosi sky spaces di Turrell che riflettono la sua immensa opera d'arte, il Roden Crater, un gigantesco osservatorio in Arizona. Nelle giornate di metà inverno, il debole sole nordico getta un ultimo fascio di luce attraverso lo stretto tunnel d'entrata fino a toccare la stanza centrale in pietra di questa struttura neolitica in Scozia. È chiaro che essa sia stata volutamente costruita in questo modo, ma Eshow è un'opera d'arte solare che accoglie i raggi del sole quando quest'ultimo è più distante dalla Terra, segnando così il momento in cui esso comincia a diventare più forte, mentre l'inverno corre verso la sua conclusione. Questa bellissima fotografia cattura con luminosa precisione lo spettacolo barocco del sole dietro alle nuvole. Artisti quali Rubens e Bellini hanno imitato questi cieli e questi soli nei loro capolavori. Tielemans fissa scientificamente la reale e sublime abilità della natura di mostrarsi in tutta la sua bellezza. La luce qui è tutto.